Ciao amici, buongiorno a tutti. Oggi ho deciso di fare una video ricettina molto veloce, una treccia di pan brioche ripiena di Nutella. Iniziamo subito. In una ciotola ho mischiato 125 ml di acqua e 125 ml di latte. Vado a dare una leggera mescolata. Nella stessa ciotola vado a sciogliere un panetto di lievito fresco. Sono circa 25 grammi, ma voi potete sostituirlo anche con 12 grammi di lievito secco, con un cucchiaino di zucchero che aiuta la lievitazione. Vado a mescolare, lascio a riposo 2-3 minuti in modo che il lievito si attivi. Ora io proseguo con una planetaria, però voi per l'impasto potete fare anche tutto a mano. Perciò io nella planetaria vado a versare tutti gli ingredienti, la farina precedentemente setacciata, sono 500 g di farina di forza. Vado ad unire il latte e l'acqua con il lievito che abbiamo in precedenza sciolto. Aggiungo un uovo intero sbattuto, tutto insieme, anche se fate a mano è lo stesso. Poi lo zucchero, sono 70 grammi, dai 70 ai 100, io non lo gradisco particolarmente dolce perché poi lo riempirò di Nutella, perciò utilizzerò 60 grammi di zucchero bianco semolato e una bustina di 10 grammi di zucchero vanigliato. Ma per lo zucchero dai 70 ai 100 grammi di zucchero bianco o di canna, quello che preferite. Aggiungo la scorza di un limone. Ho inserito il gancio alla planetaria e ora inizio a impastare. Anzi, lei inizia a lavorare per me. Partiamo lentamente a bassa velocità per poi piano piano aumentarla fino ad arrivare a una velocità circa di 4, almeno per la mia di impastatrice. Mentre il panetto si sta formando, aggiungo a filo circa 50 g di olio di semi. Anche lì poi con le quantità regolatevi voi in base all'umidità dell'impasto, se serve più farina, più liquido, quello poi se lo fate a mano è ancora più semplice perché lo sentite direttamente dalle mani. Andiamo avanti a impastare. Grazie, importantissimo, mi stavo dimenticando, al termine aggiungete un pizzico di sale e continuate ad impastare. Vedete che il nostro panetto inizia a incordarsi. Ora che l'impasto è morbido e ben incordato, posso staccarlo dal gancio della planetaria e inserirlo in una ciotola spennellata con un pochino d'olio. Lo lasceremo lì a riposare fino al raddoppio del volume. Questa è la consistenza giusta. Io l'ho lavorato un pochettino anche con le mani, giusto per fargli sentire il calore. Una volta formato il panetto, come vi dicevo, prendo una ciotola precedentemente unta d'olio, con un pochino d'olio, e lo lascio qui a riposare coperto fino al raddoppio del suo volume. Ci vorranno circa 2-3 ore, poi dipende dalla temperatura che avete in casa. No mamma, il coperchio grande. Ok, qui da me fa caldo, perciò io lo lascerò così sul tavolo, coperto. A dopo! Come potete vedere il mio impasto è raddoppiato di volume, anzi io direi addirittura triplicato. Guardate che bello! Adesso prendete una spianatoia e iniziamo a formare una bella treccia. Infariniamo un po' la nostra spianatoia in modo che l'impasto non appiccichi. E nel frattempo ci dotiamo di mattarello. Ora rovescio l'impasto sulla spianatoia infarinata e creo la treccia.
il mio impasto è venuto enorme, quindi ho deciso di tagliarlo a metà e fare due trecce anziché una. Voi potete farne una gigante, potete farne due più piccole come sto facendo io, a vostro piacimento. Ecco qua i due panetti, li ho leggermente arrotondati e pirlati. Nel frattempo metto un po' di farina su un piattino e sposto un panetto, così inizio a lavorarne uno alla volta. Senza stressare troppo l'impasto, cerchiamo di allargarlo e di dargli una forma rettangolare. Eccoci qui, ora che l'impasto ricorda vagamente la forma di un rettangolo, iniziamo a tagliarlo in tre parti, in tre strisce più precisamente. Più o meno della stessa dimensione. Adesso le mie non saranno molto precise perché è la prima volta che la faccio, però infatti questa è più piccola delle altre, vabbè, pazienza. Verrà una treccia un po' deforme. Ecco qua. Ora che abbiamo le nostre tre strisce, le andiamo a farcire con la Nutella. Allora, prendete la Nutella, io prendo la crema al cacao della marca Sendado che trovo qua dove abito io e comincio a spalmarla al centro dell'impasto. Io ho preso un cucchiaino, ma vedo che faccio un po' fatica. Potete prendere anche, come si chiama, mamma, quell'utensile che ho anch'io per... Non mi viene il nome, ragazzi. Niente, non mi viene il nome. Quello che... La spatola, ecco. La spatola, quella da pasticcere. Ah, vabbè. Va bene anche così. Semmai dopo prendo la spatola e lo rifinisco un po' meglio. E procediamo con tutte le tre strisce. Ho farcito, distribuito la crema al cacao su tutte e tre le strisce. L'impasto. Adesso andiamo a sigillare l'impasto. Ecco, vediamo cosa riesco a fare. Dovremmo... Aspettate che lo giro perché così non riesco. Oh, ecco, così riesco a lavorare meglio. Vedete? Devo sigillare l'impasto. E così allo stesso modo per tutte e tre le strisce. Poi andremo a comporre la treccia. Ora che ho sigillato, ho rigirato in modo che potete vedere meglio. Posso iniziare a comporre la mia treccia. Lasciando sotto, vedete, la parte del sigillo. In fondo andremo a chiudere l'estremità. Ecco qui la nostra treccia. Adesso prenderò una teglia e la inserirò, così la lasceremo lievitare ancora un po'. Ho deciso di metterla in questa pirofila di alluminio. Vado a spennellarla con un goccino d'olio, in modo che l'impasto non mi attacchi. Qui c'è sempre la mia assistente che mi aiuta. Saluta mamma e i nostri amici. Buongiorno a tutti. Bravissima, perfetto. Ora posso mettere, scusate, qui c'è ancora il mattarello, il mio impasto nella teglia, delicatamente, perché sennò si rovina la treccia. Ecco qua. Adesso lo lasciate lievitare ancora un'oretta e mezza, fino al raddoppio del volume, quindi una seconda lievitazione. Vado a preparare anche le altre trecce. A dopo!
risultato dopo un'altra ora di lievitazione. Guardate com'è cresciuta bene la treccia. Con la dose che vi ho dato prima, con 500 g di farina, in realtà me ne sono uscite 3 di trecce. Questa un po' più grande, quest'altra un pochettino più piccola e un'altra grande. Quindi io direi decisamente dimezzate le dosi. Anziché 500 di farina fatene 250, altrimenti fate da mangiare per un reggimento. Ora vado a spennellare con un tuorlo, tuorlo di un uovo e un goccino di latte. Ora vado a spennellare. Vedete? Ho messo un tuorlo e un goccino di latte. E adesso spennello tutta la mia treccia. Mamma, che stai combinando? Ah, devi prendere lo zucchero. Sì, sì, fai rumore, dai, tanto i nostri amici non si formalizzano. Devi tirarmi giù lo zucchero di canna. La poverina deve prendere la sedia perché è piccola e non ci arriva. Adesso mi ammazza perché dice, uè, io sono 1,60 m, non sono mica piccola. Siccome io ho 10 cm in più la prendo un po' in giro, ma insomma, lo faccio con amore, eh. Intanto spennello, eh. Ecco qua. Ora che ho spennellato, metto un pochettino di zucchero di canna, giusto per far sì che in cottura risulti un pochettino ambrato. Poi una volta cotto potete decorarlo con delle codette, delle perle di cioccolato, con quello che volete. Ecco qui, il mio treccione pieno di Nutella, pan brioche, è pronto per essere infornato. 180 gradi, sia sempre lì, 40-45 minuti, dipende dal vostro forno. A volte basta anche mezz'ora se lo mettete in modalità ventilato. Il mio è un fornetto elettrico non troppo grande, quindi la cottura di solito è un po' più lunga, un po' più lenta. Poi quando finisce di cuocere vi dico a quanto l'ho messo. Ecco qua, due brioche sono già pronte, la terza ancora in forno. Guardate che belle trecce, come sono venute belle alte. Hanno un profumino. Adesso questa qua, più piccolina, la metterò in un pacchettino, la regalerò a una coppia di amici. Dopo procediamo al taglio per vedere l'interno. Ecco qui ragazzi, il pacchettino è pronto. Ho messo anche l'etichettina, fatto mano con amore. Guardate che carino. Spero che i miei amici apprezzino. Ci vediamo dopo per il taglio delle altre pan brioche. Eccomi di nuovo qui, adesso tagliamo il nostro pan brioche. Così vediamo l'interno. Com'è morbido. Vediamo in diretta insieme a voi. Che meraviglia. Mamma mia. Guardate. È pieno di Nutella. Mamma che profumo. Beh, non è Nutella, è crema al cioccolato, però è la stessa cosa. Beh ragazzi, che dire? Ricetta venuta, poi stasera lo mangerò, adesso non è ancora ora di cena, quindi devo aspettare ad assaggiarlo, però il profumo già promette bene. Quindi niente, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine di questo video e se volete potete riprodurre questa ricettina, questo pan brioche con la crema al cioccolato. Guardate com'è soffice, bello e buono. Grazie mille, un abbraccio e alla prossima. Ciao!